Secondo me si spazia in altre cose. Perde la coscienza di quello che sta vivendo. Dico bene? Boh, io ci ho pensato, mamma mia. Allora, vedevo una pietra e dicevo arrivo lì, però non arrivavo mai lì. Sono una contadina che sta tagliando il grano con un forcone, lo mette su, e lui passa. No, però mi saluti, mi dici in russo, quindi è in Chissà, non ci Russia. saranno battute, hanno detto, per me. Ma manco per me mi avevano detto, però sul copione c'è. Vabbè, basta anche un cenno con la testa, no? E sta lì, lui passa, ci sono questi sguardi e poi si vede dopo il campo di neve, lui che ormai è morto. Quindi è l'ultima visione che lui ha prima di andarsene. No, ma è troppo bella questa sceneggiatura, mi ha coinvolta proprio. Ci sono dei film che io andrei a spazzare il set pur di stare lì a vedere. Poi deve essere anche giovane e bella la produzione, magari con pochi soldi, però che punta su una cosa di qualità. Perché nella neve fresca non è che la potete ricostruire tutto in teatro. Per cui un po' di freddo ve lo dovete ciucciare. Io mi comprerei tutta l'attrezzatura per l'Everest. Oh, quelli stanno sotto 30 gradi. Mamma mia. Sarà tosta per voi, eh? Bene, Ci no, sono siamo stato molto fatto. felice che tu sia Grazie, venuto davvero. grazie. Perfetto, ti accompagno. Anna, te lo sei ricordato? Sì. Ero più magro forse, ma adesso Sì, dai. io non ero calma. Senti, Anna, ci andiamo a mettere su? Sì. Perfetto, ci vediamo fra un po'. Va su un piano, fatti dare la cannina.
E poi dopo che te lo sei asciugato torna a buttare gli occhi su di lui, ok? Questo era un piccolo dettaglio che mi serve poi per... Quindi gli mettiamo, c'è il gomito sull'acqua spruzzo, e lo asciughiamo. Che guai. Ok? Che guai. E dopo... Sì. Strizza gli occhi per favore. Strizza. Oh, così brava. Tira un po', adesso. No, tira sempre lui, tira, per così. Le ho tolte e poi... Sì, adesso ne sono cascate altre con la lacrimio, però già il finale delle sopracciglia non sono più ricresciute. Con di questo? È vero. Sì, è normale che qui è più chiaro che qua, certo. Sempre. Ma anche perché la pelle sotto prende di meno il sole. La pianta dei piedi non prende colore? No. Pure i neri hanno i piedi bianchi e le mani bianche. Sì, è vero. Io una volta ho fatto uno spot per un gelato per il Nord Europa. L'abbiamo girato in Thailandia, dove hanno girato il film di DiCaprio, di sì. Ed era una barca di Noè tutta scassata, eccetera, con stereo, sì. Luci psichedeliche, ed eravamo più. Tutti più. Fricchettoni. Io sono in sua. Eravamo tutti fricchettoni su questa arca di Noè. C'era questo uomo completamente tatuato. Tranne la testa, ah, sì. Le mani e i piedi. Lui li aveva fatti in giro per il mondo, era un viaggiatore, quindi i tatuaggi non come più disparati. Più disparati. Era una cosa eccezionale. Ok, sala trucco, finito trucco, contadina russa.